Oggi due protagonisti assoluti del nostro tempo, Ursula von der Leyen e Alex Zanardi. Non potrebbero essere più diversi, ma non potrebbe essere più interessante la loro vicenda. Internazionale, naturalmente, avrete già capito a proposito di una figura che è davvero un grande personaggio delle istituzioni contemporanee, non potevamo che scegliere questa testata internazionale, appunto, in copertina le elezioni negli States. Del resto è importante anche ricordare che comunque la nuova presidenza comincerà il suo lavoro solo dal 20 gennaio, mentre quasi non ci sembra possibile che la presidente della Commissione europea sia in sella da meno di un anno. Era la fine dello scorso anno, ma nel frattempo con la pandemia i tempi appunto si sono dilatati. Lo scorrere degli orologi e dei calendari, e ne abbiamo la prova, è davvero qualcosa di relativo. Ritratti, molto rilevante la fonte, The Critic, arriva dal Regno Unito, la firma è di Ben Judin. Signora Europa, il titolo è scontato forse, ma la fotografia molto meno. È interessante riassumere subito la sua biografia. È nata nel 1958 da genitori tedeschi, appunto, che vivevano in Belgio. A 19 anni comincia a studiare economia all'Università di Gottinga, quindi nel paese a tutti gli effetti della sua famiglia in Germania. Ma dopo un anno si trasferisce a Londra per sfuggire, pensate, alle minacce dei terroristi della RAF, cioè Rote Armée Fraction. Una donna quindi che ha conosciuto già da ragazza, difficoltà e anche brutte sorprese rispetto all'intera sua famiglia d'origine in questo caso. Andiamo a vedere un'altra data, 2005, diventa ministra della famiglia nel governo guidato da Angela Merkel e poi, come ricordato poco fa, ecco il coronamento di questa carriera che invece ha avuto anche dei momenti di stop, ma quello che avrete notato è che naturalmente nel frattempo la Germania è diventata una sola. Quando lei invece ha cominciato a interessarsi alla politica, sulla scia appunto di suo padre, ma con una sfumatura diversa del mondo conservatore, anzi scegliendo soprattutto il centro della CDU, erano due le Germanie, il mondo era completamente diverso. Non si può capire l'Europa senza capire Ursula von der Leyen. Nata a Bruxelles, eurocrate di seconda generazione, è l'incarnazione della classe politica che con le sue decisioni decreterà se l'Unione è destinata a evolversi negli Stati Uniti d'Europa o a disintegrarsi. La sua vita ci mostra il viaggio della Germania attraverso l'Europa e ci fa capire se la sua direzione ha ancora un senso. Da Bruxelles, dove è nata, a Berlino e ora di nuovo al Berlaymont, da padre a figlia, e sicuramente qualcuno avrà sentito dire questo luogo in cui normalmente alloggiano coloro che si spostano perché hanno un ruolo rilevante nelle istituzioni europee e naturalmente mantengono una propria casa. Berlaymont si chiama e a quanto pare già si dice che in un anno Ursula von der Leyen è stata presente più che il suo predecessore in 4 anni, e questo già ovviamente conferma quello che tutti sappiamo, cioè che tendenzialmente le donne sono più zelanti, tendono a fare di più, soprattutto se sanno che i loro compiti sono decisivi. E non posso che saltare alcuni passaggi e andare alle altre pagine. L'Europa è una storia di generazioni, ha detto al Parlamento di Strasburgo nel suo primo memorabile discorso. La presidente della Commissione non si può capire senza capire suo padre.
e chi l'ha preceduto nell'albero genealogico, 12 generazioni di influenti personaggi, pastori protestanti, dottori, consiglieri di Stato, mercanti, la guardavano attraverso quel nome dalle élite commerciali di Brema ai tempi della Lega Anseatica, dal regno di Hannover all'elettorato di Colonia. All'inizio dell'Ottocento gli Albrecht erano principi mercanti di questa città che noi conosciamo da bambini, perché c'è la famosa fiaba dei fratelli Grimm, i musicanti di Brema, molto carina peraltro ancora per i bimbi di oggi. Ursula e i suoi 5 fratelli crebbero da europei. Lei fu mandata alla nuova scuola europea, dove i figli dell'apparato che stava arrivando a Bruxelles, c'era già la NATO e l'Euratom, venivano educati in 3 lingue. Era la stessa scuola nel sobborgo di Acco, frequentata qualche anno dopo da Boris Johnson. E noi perché vogliamo sottolineare questo? Perché comunque chi scrive è un giornalista britannico, è un personaggio anche lui a suo modo, perché ha combattuto per il Remain, quindi faceva parte di tutta l'ampia maggioranza, che però alle urne non è stata tale, dei britannici che volevano restare nell'Unione Europea e non lasciarla, ma purtroppo sappiamo che è finita con Brexit, almeno per ora. La sua famiglia non aveva niente da spartire con i movimenti del 68 che stavano trasformando la Germania, e questo anche ha una grande rilevanza. Tra l'altro, nella foto della pagina accanto troviamo una Ursula veramente bella e giovane, non che ora non sia una donna affascinante, ma come vedete aveva già 7 figli e quel visetto da chi apparentemente non ha quasi un pensiero al mondo che crescerli, e invece è molto molto diversa la sua storia. Il momento peggiore della vita di Ursula arrivò a Stanford, erano i primi anni 90, era una casalinga frustrata, una sposa viaggiatrice. La storia si ripeteva, non quella di suo padre però, ma di sua madre. Dopo 3 anni a Londra, passata la minaccia del sequestro, di cui abbiamo già detto, aveva il nome falso di Rose Ladson, era dovuta tornare Ursula Albrecht. Si era iscritta all'università e era infelice finché non ha conosciuto Heiko von der Leyen nel coro dell'università. Lei aveva 24 anni, lui era uno scienziato discendente di nobili mercanti della seta. Lo seguì in California. Nel 2005, quindi molti anni dopo, quasi 15, Angela Merkel sarebbe stata eletta cancelliera e von der Leyen, strappata dal governo della Bassa Sassonia, perché nel frattempo aveva scelto anche una carriera di amministrativa, non politica di rilievo, ma è stata lei a stanarla e l'ha fatta diventare ministra della famiglia e degli affari sociali. Naturalmente aveva la fama, vista la sua famiglia d'origine, di politica reazionaria. Non andò così, anzi si batté per tanti diritti delle donne concreti, per tante applicazioni proprio dell'equità della legge nelle varie situazioni, e questo venne molto apprezzato. Anche se poi anche la Merkel l'avrebbe delusa in un passaggio, cioè proprio quando lei si attendeva uno scatto di carriera, Merkel scelse un uomo. Ma questa è un'altra parentesi ancora. Nel 2013 von der Leyen fu nominata ministra della difesa. Avete capito bene, in Germania. Berlino era diventata quello che era Londra negli anni 70, una città sudicia di artisti adolescenti scappati di casa. Le cose sarebbero cambiate in pochissimo tempo. Ursula aveva fatto pressioni per il Ministero della Difesa. Lei stessa voleva il più maschile dei ruoli e forse il lavoro più difficile, poiché a Berlino era diventato il cimitero dei ministri. Cioè nessuno voleva fare il ministro della difesa, perché poi erano spine gravissime.
E quindi, dopo un passaggio difficilissimo, la ritroviamo in un salto che la avvicina moltissimo a quello che è oggi. Andiamo di nuovo a questo lungo pezzo. C'è una battuta che circola nel Bundestag. Come si abbrevia von der Leyen? Ich, io. Ma in cosa crede questa donna? È una domanda che lascia spesso interdetti i funzionari europei. Crede fermamente nell'uguaglianza femminile, certo, nell'europeismo e nell'atlantismo. Che la ministra della difesa tedesca fosse europeista, un ritorno all'idealismo del partito del padre, non è sfuggito a Parigi. Infatti, c'è da dire che senza Emmanuel Macron tutto quello che è avvenuto dal dicembre dell'anno scorso in poi non sarebbe potuto accadere. Cioè, senza il suo placet, il suo appoggio, von der Leyen non avrebbe svolto quel ruolo fondamentale che sta svolgendo ora e che forse a noi sfugge. Quindi, guardando quest'altro scatto in bianco e nero, in cui sembra quasi irriconoscibile, però sempre molto bella, ovviamente distinguerete la mamma e il papà da lei che è in primo piano, ecco, l'oggi è tutto diverso. C'è un elenco di vittorie che la pandemia ha concesso alla Commissione: miliardi di debito comune, spesa comune e la porta verso una vera tassazione comune. Dunque la leadership tedesca in Europa a un tratto ha trovato una direzione, radunando i cosiddetti paesi frugali. Merkel ha scelto ancora. Perché? Perché naturalmente non è che il fatto che lei fosse tedesca significava per forza che il governo tedesco sarebbe stato d'accordo con lei nel suo ruolo di presidente della Commissione, ma ce l'ha fatta e soprattutto potrebbe farcela in questo scatto. Per tutta la vita Ursula è stata la figlia, l'erede, la cancelliera di riserva, mai se stessa. Per tutta la sua vita in politica l'Europa è stata paralizzata, in crisi, e il lavoro della generazione di suo padre è a rischio. Ora la ruota della storia è girata, dipende tutto da lei. Ci sono pochi momenti in politica così esaltanti, ma molto spesso in politica i momenti esaltanti sono anche difficili e pericolosi. Per questo noi stiamo dalla sua parte. Non capita quasi mai il riferimento a una donna che incarna la politica con la P maiuscola, così come non capita quasi mai in questo programma di dare spazio ad ancora un altro protagonista con la P maiuscola. Lo vogliamo fare perché è una testata cattolica, il Messaggero di Sant'Antonio, a raccontare a suo modo quanto è eroe epico Alex Zanardi. La rubrica è Storie di vita, la firma una scrittrice, Michela Murgia, che scrive un bellissimo pezzo su questi ultimi 20 anni da atleta, da uomo sopravvissuto a grandissime difficoltà. Capire dove fermarci è ancora il limite più difficile da superare. Questa è una sintesi scelta dal redattore. Di solito, per entrare nella storia, gli eroi devono morire. Zanardi invece ci è riuscito sopravvivendo e assumendo su di sé il dato di leggenda che ne è seguito. Alex è diventato il nato due volte, quello che ha vinto contro la morte prima e poi contro l'immobilità della sedia a rotelle, tornando non solo abile, ma persino vincitore. Io ricordo molto bene che all'epoca eravamo in tanti a non seguire normalmente alcune discipline sportive, ma quando arrivava Alex Zanardi a testimoniare con i suoi occhi, col suo sorriso, che comunque era valsa la pena vivere anche dopo un incidente che lo aveva privato di entrambi gli arti inferiori, tutti ci sentivamo più vicini agli sportivi proprio nelle loro difficoltà e soprattutto negli enormi rischi che corrono.
Il verbo resta anche giusto e incisivo in questo caso. Ma proseguiamo. Era già una leggenda conclusa e radiosa quella di Alex Zanardi. Poi però è arrivato il secondo incidente a cambiare di nuovo la trama, facendogli commettere un errore di quelli banali, uno di quegli errori che possono capitare a chiunque: una sterzata, una perdita di equilibrio sulla bici speciale, l'invasione di una corsia, un camion addosso e tutto di nuovo da capo. Corsa in ospedale, respiratore, flebo, operazioni rapidissime nelle prime ore per cercare di salvarlo e tutta l'Italia col fiato sospeso per il destino del suo eroe. Col fiato sospeso e anche in preghiera. Noi su questo abbiamo giusto una testimonianza. C'è anche lui qui, nonostante non sia fisicamente presente. Alex Zanardi è una persona eccezionale, è un testimone di vita. Di vita oltre ogni limite, oltre gli ostacoli. Di vita, di vitalità e di resilienza, di gioia, di amore per la vita. E grazie a lui se molti di noi, molti atleti con disabilità si sono finalmente avvicinati allo sport e hanno trovato nello sport un motivo in più per andare avanti oltre la disabilità, oltre le difficoltà. Io sono enormemente grata per questo, per il progetto di Obiettivo 3. Il capitano non si arrende, ora più che mai quel messaggio di rinascita attraverso lo sport, finalità di Obiettivo 3, passa attraverso l'Italia e passa nelle menti e nei cuori. Ci siamo sentiti la responsabilità, insomma, di portare questo messaggio positivo. Adesso più che mai vogliamo andare avanti dopo l'incidente avvenuto qualche giorno fa ad Alex, per testimoniare con la nostra vita, come lui fa con la sua vita, che è possibile andare oltre le difficoltà. Le difficoltà vengono superate con una forza d'animo che poggia anche sulla fede. Ha già pensato cosa chiedere a San Pio? San Pio mi legge nel cuore, io non ho bisogno neanche di chiedere. Il Signore ci legge nel cuore, noi non chiediamo, si compie sempre la sua volontà. Quello che noi vogliamo è secondario, non ha importanza. Quello che vuole lui è importante, lui ci legge nel cuore e ci dà quello di cui abbiamo bisogno. Questo è quello che io ho imparato nella vita e lo testimonio con la mia vita, perché è veramente così. Per me avere la diagnosi di sclerosi multipla non è stata una cosa facile, però è stato, come dire, mi ha portato tanto bene, anche nelle difficoltà. Quindi vuol dire che questo Dio voleva per me e lo accetto. Benvenuti nella casa di Padre Pio, nella casa dei frati. Vogliamo semplicemente fare insieme una preghiera, non solo per questa bellissima iniziativa, ma in modo particolare vogliamo raccomandare l'intercessione di San Pio a Alex e affidare a lui tutte le nostre preghiere e tutti i desideri di bene che portiamo nel cuore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. E ancora un forza Alex, naturalmente. Intanto ho cambiato testata, voce serafica, quindi siamo in pieno ambiente francescano con il Papa che firma Fratelli Tutti, la sua ultima enciclica memorabile. E però andiamo anche alla poesia del paesaggio, una testimonianza che, raccolta da Maria Luisa Rinaldi, ci porta nel convento dei Cappuccini di Monterosso al Mare, un autentico angolo di paradiso situato nella cornice poetica delle Cinque Terre. Per chi non avesse ancora fatto mente locale, siamo in provincia di La Spezia, siamo in Liguria, che come sappiamo è una terra piena di storia, piena di persone orgogliose, di lavoratori dalla grandissima
eredità di fatiche, ma è anche appunto una terra che in qualche modo deve essere strappata a tutto quello che è la natura aggressiva. Andiamo però anche alla serenità di questi scatti, oltre che a qualche passaggio dell'intervista. Padre Renato, non si può che rimanere incantati davanti a tanta bellezza. Quando nasce questa meraviglia, un'oasi francescana in Liguria? E lui racconta, i frati arrivarono qui il 20 febbraio 1618, quindi un po' più di 400 anni fa. Come era tradizione, la prima cosa che fecero fu collocare una croce sul terreno. Gli era stato donato dal Parlamento di Monterosso in segno di riconoscenza per aver riportato la pace tra due opposte fazioni del borgo. Pensate che il grande poeta Eugenio Montale trascorse proprio in quella parte delle Cinque Terre che è Monterosso al Mare, tanta parte dei suoi momenti di maggiore ispirazione, ma naturalmente a due passi c'è anche un golfo che si chiama proprio Golfo dei Poeti. Ma a noi interessa ancora la testimonianza del frate cappuccino, padre Renato Brenz, prima di arrivare a una conclusione piena di profumi, di luce, di sole. A Monterosso dal 2007 è l'unico frate, come mai? La mia non è una scelta eremitica, ma di fraternità con i laici. Sono circondato da volontari splendidi. Senza di loro non potrei far nulla. Siamo una famiglia francescana, ma 6 mesi li trascorro nella mia comunità di appartenenza. Infatti si tratta di un frate originario della Valtellina, quindi siamo in Lombardia. Ma soprattutto è anche il momento, come dice il titolo, di spalancare il cuore all'abbraccio dell'infinito. Una testimonianza dunque che ci lascia questo desiderio, questo struggimento, perché sappiamo adesso di non poter neppure sapere quando andare, programmare una vacanza fatta di spiritualità e anche di ristoro degli occhi. Intanto però questa testimonianza è davvero preziosa.